Ciao ragazzi, io sono Nelirfa e oggi vi parlerò un po' del thumbing. Soprattutto questa sarà una video tutorial per chi è alle prime armi su questo gioco Ark. Allora ragazzi, adesso stiamo mettendo giù la gabbia per prendere il gufo delle nevi. Allora, come vedete sono quanti? Sono quattro di questi ingressi per dinosauro in pietra, anzi 5, e qua mettiamo un portone. Ok, suppongo che ne metteremo uno anche dall'altra parte. Ok, perfetto. E qua c'è anche lo spazio per uscire. No, non c'è lo spazio per uscire. Ah No, sì, vabbè, eccolo tipo. qua, lo spazio per uscire da quest'altra parte volendo. C'è. Sì. Ovviamente per una Ok. Ora, persona tu che devi si gioca. essere. Sì. Oddio, è già qua. Eccolo qua. Ah, ma sono due addirittura. Perché? Perché sono vicini. Allora, quella parte lì tieni a. Fai una cosa, te ne stai qua nascosta, zitta buona buona, e chiudi la porta quando riesco a farlo. Sì. Allora, mettiamo qua. Ora dobbiamo Che farlo cazzo? entrare, ma sarà un po' abbastanza complicato. Ok. Ora chiudi. Sì, è chiuso. Ok. Ed è stato molto facile prenderlo, sembrava un'impresa impossibile, invece l'abbiamo fatto. E abbiamo tamato sto gufo. Adesso a questo punto dovete tirare fuori la... No, scusate, ho sbagliato. La balestra con le, naturalmente, le frecce narcotiche e sparare. Solo che non si vede bene. Allora, se puntate al viso è meglio, in faccia, al muso. Aspetta, che vediamo con il... Ok, perché potrebbe anche perdere vita, ragazzi, quindi controllate sempre la vita con il cannocchiale. Ma... Non l'ho preso bene. Sì, Non ma a sta volte via, via che sta rendendo cadendo. sto riprendendo che lui cade adesso. Ah, Vabbè, sta per tolgo. Sì. cadere? Sta per cadere, è caduto. Ok, allora a questo punto è caduto. E dobbiamo aspettare. Spiegalo un po'. Allora, aspettiamo che gli scende la fame. Ok. Gli daremo la carne di montone, perché non abbiamo le keyboard. La carne di montone è fida per 50. Cioè, gli dà 50 di cibo. Quindi noi dobbiamo calcolare per 7 pezzi di carne quanto deve scendere la fame. Non ho capito niente io. Allora, noi, guarda, se apri il menu, vedi il Ah, cibo che ok, dobbiamo scende. aprire il menu, ragazzi, non lo sapevamo. Allora, sì, certo, allora dobbiamo vedere il suo cibo, ok. Ok, sto scendendo. Adesso Noi dobbiamo c'è andargli. 5600 in totale, adesso sta scendendo, ok. Dove dobbiamo arrivare? Noi dobbiamo dargli 7 pezzi di carne di montone che Sì. equivalgono a. La matematica è un'opinione. Deve scendere di 400. 400 sono 8. Sì, facciamo i 400. Vabbè, intorno ai 5.000, insomma. 400. 5.200. Sì, appena arriva a 5.000, 5.200, 5.000. Però questo qui va molto veloce giù di fame. Di solito non è così, E mi meno pare. male che fa caldo. Infatti, No, viene bene. scherzo. Ok, perfetto. Se tu aspetti per dargli di mangiare, diciamo che perde meno livelli bonus, perché ci Certo, mette meno aumenti la tempo. probabilità che abbia tanti livelli, insomma. Ok, adesso vediamo come funziona sta cosa, se sta un po' rallentando o no. Dovrebbe arrivare a 5200.
Poi 5.002 vai sul Quetzal, sul frigo, prendi la carne di Dipende dal montone. tipo della razza dell'animale, perché ho visto che prima, per esempio, il castoro ci mette Sì. una vita a scendere il cibo ed è un problema. Questi sono stati fortunati che va abbastanza veloce. Allora, siamo a 5.003, 380 insomma. Ma se vado sotto i 5.002 è uguale, cioè Sì, non non va cambia una niente. grossa differenza tra cioè un numero e l'altro, più o meno, diciamo. Sì, l'importante è che sia sotto e non sopra, perché se sta sopra, Certo, automaticamente ok, ah, l'ultimo ci ok. metti. Quindi uno può anche un attimo staccare, torni e basta che sia sotto. Sì, basta che stai attento al torpore. Chiaro. Beh sì, anche il torpore. Ma anche il torpore vedo che va abbastanza lento. Sì, in questo sì, per esempio il castoro di prima che ho dovuto Sì, fare è allucinante, il castoro col veramente. Major. Noioso. Comunque, questo che livello era di questo gufo che non ci ho fatto caso? Oh cazzo, ci sono dei lupi. 144. Ah, un livello 144, ok. 5.290, 5.286. Quanto deve essere 5.002 preciso? No, Vabbè, dovrebbe essere aspettiamo che vada al 5.250. di sotto del 2, così almeno siamo sicuri. Può essere che avremo visite. In che senso? Ci stanno due lupi là. Oh, santo cielo, mentre stiamo registrando. Allora, 5.248. Va bene, vai a prendere la Ma carne l'avevi di già presa montone tu. anche. Eh no, devi registrare, fai tu. Aspetta, trovo il tasto per camminare. Allora, l'abbiamo portato con questo Quindi Quetzal. Non riesco a salirci. Ok. prendi 10 pezzi. Ah, solo? Sì. Ne mangerà 7 lui. Ok, vabbè, prendiamo le 20. 9, 29. 10. Allora, vabbè, però stare lì a dividerci 5 La Madonna, basta che premi due volte col shift. ore. Senti, silenzio. Allora, gliela vado a mettere, siamo sicuri, siamo pronti, la metto? Vai, vai, 100-100. Ok, allora vediamo un po', adesso dovremmo incominciare a mangiare e andiamo a vedere. Vedete come sale? Allora va a prendere ben 71 livelli, abbiamo il 99,6% di domazione, efficacia, ottimo. Vedete com'è veloce, mamma mia, questo è facilissimo da prendere. Ma cos'era, maschio o femmina? Mi pare una femmina. E poi l'abbiamo preso, poi gli daremo un nome. Allora adesso vedremo un'altra tecnica da prendere un altro gufo con un altro gufo, cioè andremo a congelarlo praticamente. Oh, scusate, è partito sto rumore. Arrivo. Eccolo qua, quindi vedi, si fa inseguire e lo dovete portare direttamente. Chiudo? No, No, no. no, è andato sopra. Purtroppo non è molto semplice, infatti c'è stato questo piccolo inconveniente. Speriamo che Tento non non ha... farti aggravare tu. Sì, infatti, togliamoci. Ala. Aiuto. Ok, chiudo. Aspetta. Ok, siamo tutti congelati. Chiudi, chiudi. No, è uscito. Come è uscito? L'avevo chiuso. Via. Da dove è uscito? Boh. Riapri. Un attimo. È No, dentro? sopra, no, è sopra. Ah, Ok. sì. Sono congelata pure Pronta a io. chiudere. Sono congelata. Ok. Dio, Fate. aiuto. Perché scusa l'abbiamo Ok. congelato? Non ho capito. Perché Perché se no non ho tempo di uscire, che esce. va? Ah, ok, giusto, bravo, bravissimo.
Lo so, Perfetto, inizia adesso a le pesare. rispariamo e vabbè, quello che avete visto prima. Perché si è messo?